Presidente Jurato, è stata una settimana un po' difficile, un turbinio di polemiche. Partiamo subito con l'addio di Valerio Gnazzi. Cosa è successo? È successo che ho commesso un errore di comunicazione nei suoi confronti e lui ha preso questa decisione assolutamente da me rispettata. Lo ringrazio di tutto per tutto. Voglio dimostrare a lui come sui vari nostri gruppi di WhatsApp lui è ancora presente e lo sarà fino a quando lui vorrà, per sempre, a meno che lui non esca dai gruppi, che non è necessario. Sotto il profilo invece del calore sente una tifoseria molto fredda. Ma il discorso mi viene un po' da sorridere quando ci sono le testate giornalistiche che invece di aiutarmi in un momento così anche difficile, anche di una gera confusione, perché le strategie durante questo periodo sono state per forza di cose cambiate in virtù di nuovi eventi che io non avevo previsto. Quindi c'è questo un attimo di confusione, i giornalisti invece di starmi vicino mi stanno dando addosso e questo mi dispiace molto e si aggrappano a questo numero incredibile di tifosi, cioè due o tre, che vengono allo stadio e pretendono chissà quali risultati da parte più del giornalista che mi vuole attaccare che da una vera e propria realtà di tifosi che in questo posto non esiste al momento. Per quanto riguarda invece la prima squadra e i giocatori, questa è una squadra che continuerà ad essere così, formata così. Allora, proprio in virtù di questo, oggi non è il post partita, ma oggi è sabato 2 ottobre e in questo momento sto facendo questa intervista con te e quindi non c'entra niente il risultato che verrà domani. E i ragazzi sono scontenti dell'atteggiamento, forse mio in primis, perché sono ovviamente a capo di tutto, e si stanno guardando intorno per cercare nuove squadre. Quindi io pertanto penso che martedì ci saluteremo perché sono dei ragazzi molto molto forti, molto molto importanti ed è giusto che possano stare in squadre costruite che vogliono ambire a vincere le partite e quindi il torneo. Ecco, non tutte le cose però sono negative perché almeno un sorriso possiamo strapparglielo in virtù di un settore giovanile che quest'anno è molto forte. Allora, intanto il sorriso non ce lo strappa nessuno perché stiamo parlando di eccellenza e sembra di parlare di Real Madrid e Barcellona e annunciare i mister come se fosse una cosa di vita o di morte, oppure questi tifosi, questo numero incredibile di tifosi, per favore. I veri tifosi di questo Cervedri sono il settore giovanile, i genitori che hanno portato in grande numero i ragazzi qui ad allenare da noi, che siamo diventati anche un punto di riferimento della Roma e quindi abbiamo la possibilità di far crescere i ragazzi e metterli in mostra su una società così importante come quella della Roma. Quindi diciamo che i veri tifosi sono coloro che vengono e si interfacciano con la società e partecipano alla crescita della stessa. I veri tifosi sono i genitori di questa marea di ragazzini che sono venuti e che ringrazio ovviamente.